Sicuramente la senatrice Pignedoli, nel elencare in qualche modo i punti caratterizzanti questa proposta, il contenuto principale della legge, ha già individuato bene come i destinatari siano non soltanto le persone affette da autismo, ma anche le famiglie che in qualche modo vivono con loro questa esperienza, ma anche il mondo imprenditoriale, che comunque può avere dei vantaggi dal far ricorso a queste diverse abilità. Ecco perché, secondo me, poi valuterete se tenerlo o meno, ma la scelta di chiamarlo isole delle abilità in effetti mi pare molto azzeccata, perché si parla di abilità diverse che si cerca di far fruttare nel modo miglior possibile e anche di valorizzare